Una serata dalle grandi emozioni al Castellani per il Monday Night che andava a concludere la sesta giornata di campionato. Torna alla vittoria la Roma dello Special One, la Roma di José Mourinho. 3 punti importantissimi per la formazione giallorossa dopo il poker subito alla Dacia Arena, dopo la sconfitta che non ti aspetti per mano della formazione di Andrea Sottil, vera rivelazione, vera sorpresa di questo inizio di campionato che a questo punto del campionato vanta 4 vittorie consecutive. Roma che aggancia proprio i friulani a quota 13 punti in classifica e risponde alle critiche soprattutto dopo la sconfitta subita giovedì in terra bulgara per mano del Ludogorets dopo l'esordio che non ti aspetti in Europa League. È una vittoria importantissima questo lunedì sera che viene illuminato dalla gioia da Paolo Dybala, dal sinistro magico dell'ex attaccante bianconero. 3° sigillo in campionato, 3° gol con la casacca giallorossa per il numero 10 per Paolo Dybala. Dal gol all'assist per una grandissima firma, per una firma decisiva al Castellani per trovare una vittoria importantissima aspettando domenica pomeriggio, nel tardo pomeriggio allo Stadio Olimpico. Uno dei grandi big match della settima giornata perché aprirà la domenica dedicata ai big match, proprio Roma-Atalanta all'Olimpico e poi la serata proseguirà a San Siro, alla Scala del Calcio, con il match tra Milan e Napoli. Sarà una settima giornata dalle mille emozioni, ma dal gol all'assist per il tentativo vincente, per la sponda firmata Tammy Abraham. 2° gol in campionato dopo il colpo vincente all'Allianz Stadium a regalare un punto d'oro alla formazione di José Mourinho. Quindi una serata illuminata ovviamente da Paolo Dybala, una serata decisiva perché a 20 minuti dalla fine la stoccata di Tammy Abraham regala 3 punti importantissimi alla formazione giallorossa, senza dimenticare i 2 pali per la formazione di Paolo Zanetti, molto sfortunata nel corso del primo tempo e poi nella finale con Acpro, una specie di derby personale per l'ex centrocampista della Lazio, per l'ex centrocampista della Salernitana, e una traversa su calcio di rigore invece per la Roma al minuto numero 77 con il rigore fallito da Capitan Lorenzo Pellegrini. Quindi è stata una serata condita ancora dalle decisioni del VAR per il fallo commesso su Celik da Cacace all'interno dell'area di rigore, con Marinelli che va al VAR e poi decreta prima il penalty e poi dopo pochi minuti anche l'espulsione per l'ex centrocampista di Lazio e Salernitana. Quindi davvero è successo di tutto e di più in quella della Castellani, ma alla fine quello che conta è il risultato finale che proietta la Roma al 2° posto in classifica a quota 13 punti alle spalle del terzino di testa formato da Milan, Napoli e Atalanta, proprio alla vigilia del big match tra Milan e Napoli e appunto Roma-Atalanta. Quindi sarà una settima giornata da non perdere, una settima giornata che regalerà sicuramente tantissime emozioni. Ma andando comunque più nel dettaglio, una palla messa all'interno dell'area di rigore da parte di Celik, respinta corta di Luperto, si coordina con il sinistro Paolo Dybala al 18°. Dopo un paio di occasioni da parte prima di Lammers e poi
la grande chance per Satriano. Dopo il gol di Dybala, il palo di Satriano al 24esimo sul cross di un positivo Parisi, e la girata vincente al minuto numero 44, assist di Stojanovic per la girata vincente firmata Filippo Pandinelli. Ex Benevento e Sassuolo firma il gol del pareggio, batte Rui Patricio per il gol del momentaneo 1-1 al 45esimo. Salvataggio sulla linea da parte di Parisi su Ibáñez al 50esimo, riparte fortissima la Roma alla ricerca della gol vittoria che arriva da parte di Tammy Abraham al minuto numero 70. La grande chance per Satriano pochi secondi prima e il calcio di rigore poi fallito da parte di Lorenzo Pellegrini. Ma alla fine quello che conta è la serata decisiva, gol e assist da parte di Paolo Dybala. La sua attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!